Benvenuti alle lezioni dell'Associazione Musica Monteverde. Sono Alessandro Severa e come sempre vi ricordo che per chi volesse fare lezione con i maestri dell'Associazione può trovare tutti i contatti in descrizione. Potrete fare lezione con noi se vi trovate a Roma direttamente in sede oppure da qualsiasi parte d'Italia tramite i mezzi che la rete ci offre. Detto questo, cominciamo. Qualche video fa avevo accennato alla mia posizione che tende a vedere la musica modale e la musica tonale come un unico insieme e invece tende a distaccare da questo insieme la musica atonale, e in questo video approfondiremo meglio l'argomento. Scaramella svolla guerra con la lancia in giro. Quando si parla di musica modale, ci si riferisce a un insieme variegato di generi musicali, che possono andare dall'antica musica ecclesiastica a forme contemporanee di jazz e rock. Ora, la musica modale è basata, come dice il nome stesso, sui modi, che altro non sono che delle scale. Infatti, quando si parla di musica modale, spesso ci si riferisce alla scala frigia, alla scala dorica, alla scala lidia e anche ad alcune scale orientali. La musica tonale è basata sulla scala maggiore e sulla scala minore, in particolare sulla scala minore naturale, su quella minore armonica e su quella minore melodica. Ma se ci pensiamo, la scala maggiore e la scala minore altro non sono che dei veri e propri modi. Di fatto, se ne era reso conto già in tempi antichi il teorico svizzero Glareano. E dunque, in effetti, la divisione fra musica modale e musica tonale ha già così poco senso, perché si potrebbe considerare a questo punto la musica tonale come un sottoinsieme della musica modale. Anch'essa utilizza dei modi, utilizza solo quelli maggiore e minore, ma di fatto sostanzialmente è costruita su sistemi scalari esattamente come lo è la musica modale. E dunque già da qui la distinzione tra le due ha poco senso e invece si nota che fanno parte entrambe di uno stesso insieme musicale. Amor merci. Se pensiamo alla musica di Haydn e alla musica di Mozart, notiamo che ci sono delle differenze stilistiche. Se noi le analizziamo in maniera approfondita, vediamo in effetti che sono musiche differenti. Eppure, entrambe sono classificate come musica classica ed entrambe sono classificate come musica colta. Dunque, anche all'interno di uno stesso insieme possono esservi delle differenze. Tornando alla musica modale e a quella tonale, più che capire e concentrarsi su queste differenze, è importante soffermarsi su un aspetto particolare, ossia come il nostro cervello decifra la musica modale e come comprende la musica tonale, che tipo di interazione c'è tra il nostro cervello e questi due tipi di musica, e è lo stesso tipo di interazione o sono interazioni diverse per quanto riguarda la musica modale e quella tonale?
Questo argomento potrebbe essere molto interessante da relazionare con il lavoro di Jerry Fodor, Against Definition. Sarebbe bello parlare con qualcuno che ha approfondito l'argomento, perché tra l'altro si riallaccia anche a un altro discorso che noi avevamo fatto in un video precedente, ossia del fatto che ci sono persone che, anche non conoscendo tecnicamente le definizioni della musica, riescono lo stesso a comporla, a interagire con essa, ad essere sostanzialmente dei musicisti. E questo è interessante, perché loro in effetti ciò che fanno è comprendere l'interazione dei vari elementi musicali all'interno di un sistema, comprendere l'interazione di questi elementi, che potrebbero essere chiamati per esempio X o Y, non è che dobbiamo chiamarli per forza temi o motivi. Loro semplicemente non si soffermano sulle definizioni, ma semplicemente comprendono come questi elementi interagiscono in questo sistema. E questo gli permette di comporre musica anche senza conoscere le definizioni tecniche di ciò che stanno componendo. E questo è molto in relazione con potrebbe essere molto in relazione con il lavoro di Jerry Fodor. Ora, tornando al nostro discorso centrale, quello che è importante è capire appunto come il nostro cervello decifra, come legge, come comprende la musica modale e la musica tonale, e se effettivamente usa sistemi diversi, usa modi diversi di interiorizzazione, di comprensione di questi due tipi di musica, o se semplicemente utilizza lo stesso modo sia per la musica modale e sia per la musica tonale. Interessante lavoro svolto in questo senso è stato svolto congiuntamente dal compositore americano Fred Lerdahl e il linguista americano Ray Jackendoff. Insieme hanno creato una teoria generativa della musica tonale. Questo tipo di lavoro in un certo senso è più vicino all'approccio che ha, ad esempio, Noam Chomsky per quanto riguarda i lavori del suo settore. Quindi è, in questo senso, interessante. Dunque, gli aspetti legati alla stabilità e all'instabilità nella musica tonale, quali ad esempio il ritmo, l'armonia, la melodia, sono sostanzialmente gli stessi che troviamo nella musica modale. E per comprenderlo possiamo fare l'esempio di un noto brano di John Williams tratto dalla colonna sonora di Jurassic Park. Ecco, in questo brano sono presenti sia scale tonali, cioè la scala maggiore, ma anche le scale modali, cioè ad esempio la scala misolidia. Dunque utilizza entrambi i sistemi. Ma noi, ascoltandolo sia da un punto di vista passivo, quindi non stando lì troppo a sottolizzare sugli elementi, sia da un punto di vista attivo, cioè cercando di capire tutti gli elementi musicali e gli aspetti tecnici, noi sostanzialmente utilizziamo sempre lo stesso processo cognitivo, le stesse modalità del cervello per poter capire e recepire questi elementi, gli elementi del brano. Dunque, in effetti, potete fare una prova e vedere se quando passa dall'aspetto dal sistema tonale a quello modale, voi cambiate anche il modo le modalità di comprendere questo brano, e assolutamente non potrete capire da voi che invece utilizzate
lo stesso, gli stessi metodi, le stesse tecniche. E questo fa capire che anche a livello di interazione degli elementi all'interno di un sistema, e nello specifico dell'interazione del nostro cervello con questi tipi di musica, sostanzialmente abbiamo un'equivalenza. Non c'è una sostanziale differenza tra come percepiamo il sistema modale e quello tonale, e come il nostro cervello agisce per comprenderli. Quindi ancora una volta abbiamo compreso che si tratta di due sistemi che però fanno parte sostanzialmente dello stesso insieme. Esiste poi un tipo di musica che effettivamente può essere considerato da questo punto di vista come differente rispetto a quelli già citati, ed è quello della musica atonale. Spieghiamoci meglio. Consideriamo l'aspetto, ad esempio, verticale della musica, ossia quello degli agglomerati contemporanei di note, che nel caso della musica modale e nel caso della musica tonale è rappresentato dagli accordi. Dunque, facciamo finta che noi avessimo la capacità del figlio di Rick Beato di riconoscere un agglomerato sonoro di 12 note e di capire esattamente quali sono e come sono disposte, qualunque sia la loro disposizione. Ecco, anche in questo caso, se anche noi ci riuscissimo, nel caso di un brano atonale noi non riusciremmo a comprendere quali sono le logiche costruttive che le hanno, diciamo, generate. Non riusciremo a capire come sono state composte queste note, questi agglomerati. Al contrario invece della musica tonale e di quella modale, che all'ascolto può essere decifrata tranquillamente, tramite comunque un certo allenamento, ma comunque possiamo capire quali sono le logiche che permettono gli accordi e le loro concatenazioni, e lo possiamo capire anche all'ascolto. Ora, dunque, facciamo un esempio specifico che ci aiuta meglio a capire questa differenza. Prendiamo la musica di Thomas Adès, un compositore che in alcuni suoi brani fa il giochino di unire la musica tonale a quella atonale. Perciò abbiamo dei suoi brani che hanno una parte tonale e una parte atonale. Ora, provando ad ascoltarli, ci accorgeremo che nel passaggio dalla musica tonale, che noi possiamo decifrare, a quella atonale, sostanzialmente ci troviamo spaesati. Perché? Perché il nostro cervello non conosce sostanzialmente i criteri costruttivi della parte atonale, e non può riconoscerli, non può comprenderli tramite il semplice ascolto. Dunque, magari capisce abbastanza bene la parte tonale, ma a un certo punto si trova, diciamo, smarrito quando lo stesso brano passa al sistema atonale. E dunque questo fa capire che anche da questo punto di vista la musica atonale è differente rispetto a quella modale e a quella tonale. E quindi, se la musica modale e quella tonale possono in qualche modo essere viste in uno stesso insieme, altrettanto non si può dire per quella atonale, soprattutto se si considera che i processi cerebrali che aiutano il cervello a decifrare la musica tonale e la musica modale, nel caso della musica atonale, di gran parte della musica atonale, non funzionano.
In conclusione possiamo affermare che se musica modale e musica tonale possono essere viste come parte di uno stesso insieme, altrettanto non si può dire per la musica atonale, soprattutto se si considerano gli aspetti percettivi in relazione alla nostra, diciamo, capacità di decifrare le logiche costruttive della stessa, che sono diverse per quanto riguarda la musica atonale rispetto a quelle della musica modale e musica tonale. Questo però è un discorso molto importante, perché un corso che tende a mettere insieme questi due tipi di musica diversi, ovvero quella modal tonale e quella atonale, dovrebbe far comprendere che ci sono queste differenze proprio di abilità richieste per comprendere meglio un insieme o l'altro. Invece magari si può vedere che esistono dei corsi in cui si dividono musica modale e musica tonale, però magari si mette insieme nello stesso corso un corso di composizione, si mette insieme musica tonale e musica atonale, e magari appunto senza rendere consapevoli senza rendere consapevoli di quello che è la profonda differenza tra le due per quanto riguarda gli aspetti percettivi del lato costruttivo, e questo, diciamo, lascia più di una perplessità. Un corso di questo tipo che mette insieme due cose completamente diverse e valuta i propri studenti diciamo su argomenti diversi, ma senza far capire che, senza esplicitare, senza dire che sono due tipi di abilità diverse, è un corso che francamente andrebbe rivisto. Se il video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, ma soprattutto condividete il più possibile. Sono argomenti importanti, quindi condividete con tutti, fate tantissima pubblicità per supportare il nostro canale e permetterci ancora di fornirvi materiale di qualità e accrescere ancora la cultura musicale. Vi aspetto nel prossimo video per altre lezioni di musica.